Grazie, ringrazio gli organizzatori, ringrazio tutti i presenti e vorrei affrontare un problema che è di attualità assolutamente urgente perché il problema di fondo è la cancel culture, che è un problema che fa da gancio poi per una quantità di altri problemi. Io devo fare una selezione, intanto già dire cancel culture e non dire tutto quello che c'è insieme, che si può collegare, già è una grande selezione. Io all'interno della cancel culture sceglierò un episodio specifico, semplicemente perché il materiale che si va accumulando, leggendo i giornali, leggendo le riviste, sentendo i dibattiti, ma anche sentendo le persone proprio, perché è abbastanza, cioè, è un problema che viene discusso seriamente da tanti, insomma, e si ha l'impressione che bisogna fare una scelta. E ho scelto un episodio che è successo, un episodio di cronaca di qualche anno fa che si è verificato nella città di Bristol perché mi permette di proporre una chiave di lettura che forse riesce a raccogliere un po' di a essere intuitiva, a fornire un insight abbastanza plausibile riguardo a quello che la cancel culture pone, ai problemi che la cancel culture pone. Dico soltanto che quando dico cancel culture l'associo ad una forma di comunicazione che si basa sulla semplificazione. Questa forma di comunicazione che si basa sulla semplificazione oggi è assolutamente pervasiva. Io sono insegnante nelle scuole superiori, quindi ho anche una percezione di come i giovani si rapportano a questo tipo di comunicazione. Però al tempo stesso, bisogna capire le ragioni di questo atteggiamento e di questa tendenza a usare forme di comunicazione che arrivano ad essere in contrasto anche con quelli, cioè vengono rifiutati modelli letterari come Shakespeare, per dire, cioè vengono criticati autori, vengono criticate opere, che fino a pochi anni fa nessuno si sarebbe sognato di mettere in discussione. Il mio tentativo è di cercare una chiave di lettura che cerchi di capire, sul piano esplicativo, diciamo, quello che succede e cercare in qualche modo un punto di equilibrio tra esigenze diverse che però devono essere tutte tenute in conto. Una citazione che vorrei fare perché è di Tiziano Scarpa, è stata introdotta queste parole di Tiziano Scarpa sono state, le cito, me le sono scritte. Perché sono un po' una cosa che penso che sia assolutamente vera e che sia da tenere presente per affrontare questa questione, e ve le leggo insomma. Le parole non ci rappresentano, nessuna parola, mai. Nella diffidenza verso le parole, lì sta il nostro posto nel mondo, nella diffidenza verso le parole. Nessuna parola è abbastanza rispettosa, nessuna parola è abbastanza accogliente. Queste parole di Tiziano Scarpa sono significative perché ci dovrebbero invitare ad avere una prudenza nel riporre eccessiva fiducia negli strumenti del linguaggio in quanto linguaggio. Questo è stato detto in tante occasioni nel dibattito sulle questioni di cui sto parlando. Le parole da sole non cambiano la realtà, quello che è importante è quello che sta dietro le parole. Però contemporaneamente questa risposta io personalmente non la trovo ancora sufficiente perché è vero che il linguaggio non basta a definire la realtà e a cambiare la realtà o a trasformarla, però il linguaggio fa parte delle pratiche sociali, definisce le identità sociali, definisce la nostra posizione rispetto agli altri. E la nostra posizione sociale rispetto agli altri ha l'effetto di cambiare i rapporti di potere, di cambiare la nostra posizione nei rapporti con le altre persone e di cambiare gli spazi che abbiamo a disposizione per agire. Quindi la realtà la può cambiare il linguaggio, bisogna vedere quanto e bisogna vedere in quali modi. L'episodio di cui avevo parlato in apertura, che è successo nella città di Bristol, riguarda il fatto che la statua di un personaggio che nella storia della città di Bristol era stato particolarmente importante, Edward Colston, che nel 600, tra 600 e 700, era stato mercante di schiavi, si era arricchito enormemente attraverso il traffico degli schiavi. E però rispetto alla sua città natale,
si era presentato come filantropo, aveva fatto donazioni di cifre enormi per l'epoca e ci sono scuole ancora intitolate a lui, ci sono addirittura forme di celebrazione di questo personaggio. E la statua in un posto centrale della città è un oggetto dell'architettura della città che in qualche modo parla e dice che questo personaggio è importante. E la questione etica che pongo, io che cerco di affrontare in questa mia piccola, in questo piccolo intervento, è come dobbiamo considerare queste situazioni in cui un personaggio che si è arricchito attraverso il commercio degli schiavi, nella nostra storia culturale o nella storia culturale dell'Inghilterra, viene presentato come un personaggio positivo. Ci sono tanti dettagli che sarebbero rilevanti, che non posso introdurre per motivi di tempo. Per esempio, quando è stato costruito questo monumento? Questo monumento non è stato costruito né quando questo personaggio era vivo, né subito dopo la morte. È stato costruito in un periodo in cui l'Inghilterra era all'apice della sua potenza imperialista, della sua potenza imperiale. Quindi il sospetto che si avanza legittimamente è che quelli che l'hanno costruito effettivamente stavano lanciando un messaggio di orgoglio britannico, il fardello dell'uomo bianco, cosiddetto di Kipling, e quindi c'era un orgoglio dell'Europa e dell'Inghilterra che pretendeva di esportare la civiltà nel resto del mondo. Poi, se leggiamo i libri di storia, sappiamo in India, per esempio, che cosa è successo, epidemie catastrofiche dovute a scelte economiche che magari gli inglesi in quel caso perlomeno hanno fatto anche in buona fede, perché avevano un'ideologia liberale. In buona fede bisogna vedere, insomma, perché non è difficile da ricostruire storicamente. Però, volendo imporre delle dottrine economiche che in Inghilterra avevano funzionato, i libri di storia dicono che in India sono stati fatti milioni di morti a causa di carestie che semplicemente con questi nuovi strumenti che l'Inghilterra aveva imposto in questo paese, le persone che ci vivevano avevano perso gli strumenti di protezione che erano storicamente collaudati nei momenti di crisi, nei momenti in cui l'agricoltura non andava bene. Quindi sono problemi che si pongono e anche sarebbe da considerare in Inghilterra oggi qual è il rapporto con il proprio passato, perché l'Inghilterra ha avuto un passato coloniale che ne ha fatto la storia di questo paese, così come ha fatto la storia nel bene e nel male del resto del mondo. Sarebbe da capire che rapporto hanno gli inglesi oggi con questo passato. Io ovviamente non posso dilungarmi, ma non me la sentirei di esprimere un'opinione su un punto così delicato senza essere vissuto, senza aver avuto esperienze dell'ambiente inglese. Quello che è successo a Bristol è che c'è stata prima una discussione di tipo tra virgolette teorico, di tipo sui giornali, dibattiti, articoli di giornale, eccetera, su quello che si doveva fare con questa statua. Si era pensato di mettere una targa che ricordasse le vittime del mercato degli schiavi, si era pensato di rimuoverla e basta. In questi casi, anche in altre situazioni, si è detto che questi monumenti non dovrebbero stare nelle pubbliche piazze, dovrebbero stare nei musei, perché il museo neutralizza in qualche modo l'oggetto che viene osservato, non viene sottratto alla conoscenza delle persone, però non ha più la posizione di un monumento, non ha più la posizione di un'opera che celebra la persona che viene raffigurata nel monumento. Quello che alla fine è successo è che ci sono stati degli attivisti, in particolare quando il movimento di Black Lives Matter ha cominciato a diffondersi, dopo l'omicidio di George Floyd, dopo l'uccisione di George Floyd, ha cominciato a diffondersi, ci sono stati degli attivisti che hanno rovesciato la statua, l'hanno buttata nel porto di Bristol. E ci sono stati, dopo questa rimozione forzata, c'è stata una serie di iniziative che non riferisco nei dettagli perché sono state tante, varie azioni di mettere qualcosa lì. Ci andava, quello che c'aveva l'idea andava, metteva qualcosa che secondo lui era significativa, però poi in qualche modo sono sempre state rimosse. E una delle cose che è stata fatta è stata di metterci la statua di un attivista di Black Lives Matter con il pugno alzato in segno di vittoria, e quindi, come dire, noi abbiamo abbattuto gli eroi di prima e li abbiamo sostituiti con quelli che sono i nostri eroi adesso.
Quello che mi colpisce di questa sequenza, di questa vicenda, è che intanto quello che abbiamo di fronte è un linguaggio che è quello dell'architettura. L'architettura nello spazio urbano è un linguaggio che segue una logica basata interamente su fatti di tipo positivo, nel senso che sono cose che si danno, sono realtà concrete. Se la consideriamo se l'analizziamo in senso logico, sul piano logico, il linguaggio dell'architettura è un linguaggio che non conosce la negazione, non conosce la possibilità di negare un significato. Ovviamente ci sono i vuoti all'interno di uno spazio architettonico, tu puoi lasciare uno spazio vuoto e quella potrebbe essere assimilata da un punto di vista logico a una forma di negazione, ma non è sufficiente come per fare un'assimilazione di questo genere. Io penso che la proposta non sia sufficiente. E semplicemente ci sono l'accostamento che io vorrei fare in sostanza è che l'architettura da una parte ha un ruolo di visibilità sociale che la rende carica di significati. Però dall'altro, perché al centro della città un monumento, stare in una piazza, quindi è per definizione un'arte che può avere valore politico, valore sociale e pubblico. Però dall'altro punto di vista, proprio per questo carattere di positività in senso fisico, in senso della fisicità del linguaggio che utilizza, è accostabile a meccanismi logici che operano in altri contesti, che la psicoanalisi descrive come processo primario. Io in questo vorrei proprio proporre un ragionamento e cercare, nel poco tempo che ho ancora a disposizione, di farvi vedere quali sono secondo me le conclusioni. Il processo primario in psicoanalisi è un sistema psichico più primitivo che non conosce la negazione, non conosce spazio e tempo e ha caratteristiche che lo rendono diverso dalla razionalità cosciente, dal pensiero cosciente. Ora, la cosa che mi colpisce, la chiave di lettura che vorrei suggerire è che quello che vediamo attraverso questo episodio è che la razionalità pubblica, la razionalità che deve parlare a grandi masse di persone, non la razionalità, diciamo il discorso che deve parlare a grandi masse di persone, è un discorso che finisce per collassare su una forma di razionalità appiattita su quello che in psicologia si chiamerebbe il processo primario, vale a dire una forma di logica più primitiva. Quindi sembra la cancel culture sta commettendo una forma di regressione ad una forma psichica più semplice e più primitiva, quella in cui non c'è la negazione ed è l'inconscio che parla. Ora, le considerazioni da fare sono due però. Una, è vero che l'inconscio è una forma più primitiva, però premesso che io Freud qui lo cito, ma in realtà il tipo di psicoanalisi che ho in mente è quella sviluppata da altri autori che a Freud si richiamano, ma sono molto più diretti verso le scienze cognitive. Ho in mente Vilma Bucci, per esempio, Antonio Imbasciati, che cercano di sviluppare alcune intuizioni della psicanalisi, però con gli strumenti di tipo sperimentale della psicologia cognitiva, quindi arrivano a conclusioni completamente diverse alla fine da quelle di Freud. Però rimane comunque il riferimento al processo primario come forma di pensiero, di attività psichica e cognitiva che è priva del meccanismo della negazione. E un altro autore che ho in mente, Piaget, che dice che il bambino alla nascita ovviamente non conosce la negazione così come non possiede una quantità di altri meccanismi logici e li sviluppa però progressivamente. Infine, per chiarire come intendo questo concetto di negazione, vorrei introdurre il riferimento a Gregory Bateson, che è il teorico dell'ecologia della mente, del concetto di comunicazione analogica contrapposta alla comunicazione digitale. La comunicazione analogica, quella empatica, quella che riguarda la relazione, cioè quando io sto con una persona, quella persona sentendomi non si limita ad ascoltare le parole, ma dà importanza anche al modo in cui io parlo. La comunicazione analogica è quella che interessa più gli psicologi o comunque la persona interessata al significato relazionale del rapporto tra due persone. L'empatia è un valore che sta dentro la comunicazione analogica, non sta dentro l'altro tipo di comunicazione, la comunicazione digitale, che è quella della razionalità. Bateson, quando parla di comunicazione digitale, ciò su cui insiste è che la comunicazione digitale, quella della razionalità, ti può ingannare, perché si basa su parole nel loro significato convenzionale.
Cioè tu la puoi dire la menzogna sul canale della comunicazione digitale, sul piano della comunicazione analogica. Significa che se dici una bugia e per dire semplicemente diventi rosso, la persona dà importanza anche al fatto che tu stia diventando rosso, quindi capisce che stai dicendo una bugia, quindi non ci casca. Bateson caratterizza un po' la comunicazione analogica anche come il canale della comunicazione che quasi obbliga ad essere sinceri. A meno che uno non sia un attore con una bravissima, con una grandissima esperienza. Detto questo, io l'autore che tra Bateson e Freud amo molto di più Bateson, però consideriamo l'importanza che nella nostra cultura ha avuto Freud. È un'importanza in senso sociologico proprio, anche se non si accettano tante conclusioni di Freud, ha pervaso sicuramente la nostra cultura, la psicoanalisi. La domanda è se la nostra cultura ha capito che l'inconscio è così importante e che le persone a volte dicono una cosa e ne fanno un'altra, e che quello che è vero di ciò che fanno, il significato inconscio, non si dovrebbe applicare questo criterio anche quando si parla di cancel culture? Cioè, per l'inconscio, la statua al centro della piazza in maniera meccanica suggerisce una posizione di forza, una posizione di visibilità, di potere, di prestigio. Ho in mente anche Daniel Kahneman su questo, però non mi soffermo perché abbiamo poco tempo. E soprattutto è più recente Daniel Kahneman ed è anche lui legato alla psicologia cognitiva fatta, sviluppata in modo sperimentale. E però arriva a conclusioni molto simili che se avessi il tempo di riferirle darebbero molto sostegno a quello che sto dicendo, penso. E quindi se per l'inconscio la verità è che lì si sta esercitando una posizione di potere e di dominio con quella statua che sta al centro di una piazza, e dobbiamo riconoscere che per essere giusti dovremmo contrastare questa forma, questo tipo di comunicazione che premia nel linguaggio dell'inconscio uno schiavista, uno che nella sua vita si è arricchito con il commercio degli schiavi, e dovremmo trovare altre forme di comunicazione, altre forme di cultura e di dibattito culturale e di linguaggio architettonico nelle nostre città anche, che permettano di venire a capo di questa incongruenza. Non è che perché sia inconscio e sia regressivo questo linguaggio della cancel culture deve essere condannato. Se poi nei nostri rapporti tra le persone l'empatia è così importante, i valori analogici, empatici e simbolici in senso dell'inconscio, nel senso del processo primario, sono così importanti. Noi non possiamo far finta di niente. Dovremmo elaborare codici e modelli di comportamento e di pensiero e di comunicazione che evitino di usare simboli che hanno queste ricadute così pericolose, così ambigue, anche in casi in cui moralmente ci sentiamo di dover condannare le persone che vengono premiate attraverso questi linguaggi. In questo caso un personaggio che si era macchiato di comportamenti che oggi consideriamo assolutamente riprovevoli. Un'altra cosa che vorrei dire, che mi serve da step per arrivare a quella che vorrebbe essere la conclusione, è che un autore come Niklas Luhmann e parla di meccanismi di tipo autoreferenziale nella società. Dato che ho pochissimi minuti, adesso concentrerò un po' le conclusioni. Parla di meccanismi autoreferenziali e enunciando proprio, senza argomentare quello che penso, posso usare questa formulazione. All'interno della cultura occidentale, persone che sono parte integrante della cultura occidentale usano questi messaggi di condanna della storia della cultura occidentale non perché possono pensare veramente di tornare a prima della scoperta di Colombo, per fare un esempio, ma perché stanno comunicando autoreferenzialmente all'interno della nostra cultura occidentale, stanno dicendo stiamo sbagliando. Anche se stanno utilizzando uno strumento che per il fatto di essere autoreferenziale è ambiguo cioè crea molta confusione. Comunque noi dovremmo considerare il significato di questo messaggio che stanno dicendo, anche reinterpretandolo, dovremmo dargli il significato che poi deve orientarci nelle nostre azioni. Il punto di vista che io vorrei proporre a questo punto è questo, praticamente meno di un minuto di tempo, quindi dovrò essere rapidissimo. Il problema che è in questione è soprattutto quello di immaginare un tipo di socialità, di comunicazione e anche di razionalità che sia capace di
inglobare persone che per il fatto di trovarsi all'interno di continenti diversi, all'interno di storie culturali diverse e all'interno di percorsi esistenziali che sono enormemente diversi. Io perciò, parlando di Husserl, insistevo su questo aspetto che nell'opera di Husserl è poco, sicuramente è poco presente, quello del riferimento all'esperienza come dato antropologico. Però io penso che sia importantissimo, perché la nostra socialità è fatta di quello che noi vediamo concretamente quando una persona c'è davanti. Quindi il nostro concetto di condivisione, il nostro concetto di rapporto tra le persone è un concetto che deve includere questo riferimento all'esperienza. L'esigenza che vorrei porre in breve è questa, che noi dovremmo essere in grado di elaborare modelli di empatia, modelli di razionalità, che è il converso, diciamo, in qualche modo dell'empatia, che siano in grado di inglobare identità che sono tra loro distanti, rispettando questa distanza e conservando da una parte il senso, il sentimento di questa distanza, ma dall'altro utilizzando codici che non cristallizzino le posizioni di potere che sono legate alla storia, ai rapporti che storicamente si sono dati tra i portatori di queste diverse identità, ma in qualche modo vadano oltre questa distribuzione iniqua dei rapporti di potere. E per motivi di tempo mi fermo qui, spero che nel dibattito le domande che possono esserci magari possono essere utili per chiarire i punti che sono rimasti in sospeso. Grazie.